Buonasera a tutti, sono Settore Menuigi e scopriamo insieme i titoli di questo notiziale. Chi ha bene per la maternità di Bortiwe, più minacciata di chiusura, si scioglie una mossa stasera davanti alla meria a Diama di Ugumidado di sostegno, saremo sopra l'uomo. E poi ulteriamo in questo giornale 91 di Buntelli di Resistenza Corsa, Gianni Goli, tombo dai fascisti 80 anni fa, ritratto a bere d'un uomo comunista con una mai scagliata. Tuerà o no a clinica dell'ospedale, più che mai i pensieri sono forti in Bortiwe-Tiaccio stasera. Una mossa adunisce personale, dottore e anche eletti. Sopra luogo ridurremo a François Albert Bernardi e Christian Giuliano, hanno interrogato a Frederic Leccia, dottore in privato. Io direi che siamo sempre qui in Meria di Bortiwe, con comunità di sostegno alla modernità di Avila, posto che era minacciata di lui dura, e questa comunità che è nata qualche mese fa e che ha piaciuto forza, si pochi giorni, con le letti, ma di non con i personali di salute, e giustamente stasera con noi c'è il dottore Lecce che rappresenta tutti i personali di salute della regione. Dire importante per i personali liberali dimostrare il suo sostegno a questa modernità. E per noi è veramente importante mostrare che noi siamo qui per sostegno su comunità. Perché non può mica la gaciuda della maternità. La maternità è importante per tutti i donni che hanno partorito. Ciò che tengo a dire è che tutti i professionali di salute sono associati e ciò sapere che a distanza per andare in Cine Bastiglia, o tempo per andare in Cine Bastiglia sono di 2 ore e mezzo. E se volete un po' di rischi per i nostri malati, ci conta 45 minuti. Sì, è un rischio per la salute, ma di noi per la regione in generale, e non per gli altri malati, non per ciò che ci vorrebbe andare all'urgenza, ci vorrebbe andare a bere i liberali. No? Di noi, ho fatto non ci sia più maternità qui in Bortiwe, l'urgenza dopo non ha più gasolità e i dottori della città un po' nemica più da tutto un carica. Dunque, il problema è di un problema di tutto un territorio che lo partisse da lì a fare insieme in Bonivazzi passando per Bortiwe. Su territorio oggi gli inchiedo perché si parla di Bortiwe, ma come vedete tutti i paesi sono lontani già di questa maternità. E tutti i paesi e tutte le gente sono inquieti, noi siamo veramente inquieti per rapporto a Vajolite o Vato, che ho 2 ore e mezza per cuidare in Bastiglia. La seconda affare è che la maternità di Bastiglia, Memara, è chiusa, faccio riorganizzare tutto e a me mi pare un po' complicata di tutti i donne, tutti i canapartori di Valiguda in su che dosi in Bastiglia o che dosi in Ajaccio. Ringraziamo il dottore Lecce, è stato il nostro invitato stasera. La mobilizzazione si continua. Di posto che il 12 settembre prossimo ci sarà una greva alla clinica dell'ospedale, ma di tutte le merie di Ugercondo e Rebanadiore e sobborte tutta la giornata. E seguiremo. Omaggio stamane in Bastiglia, come ogni anno, al resistente comunista Gianni Goli, davanti al liceo che porta il suo nome, presenza di una centinaia di persone, anziani combattenti, eletti e anche il brevetto di Gismonte. Pareti di sue lettere sono state mintuate, allora che si celebra l'80 anni di liberazione di Agorsiga, sino al mese d'ottobre. Portiamo il percorso di sostitutore, nato in Alta Rocca e tombo dai fascisti a 43 anni, una vita di combattimento. Infatti, Pea de Stamora e il Viore Rosso, contato da Pier Nicola. Tutti gli archivi di France 3, quelli di Mediterraneo, ci parlano d'un grande. Gianni Goli è nato qui, in sa casa di San Gavino di Garbi. In 1925 parte insegnare in usudano francese, ne tirerà un odio per il colonialismo e idee di manca, che esprimerà la sua volontà in Parigi. In 1936 partecipando alle manifestazioni di Front Populaire. Il avait un sens très aigu de l'injustice sociale. Il était de famille modeste. Sa vie coloniale, à la différence de la plupart des coloniaux, je crois, lui avait laissé au contraire une envie de se battre encore davantage, comme il a dit dans ses dernières lettres, pour les spoliés de la terre. In 1938, la morte di sua moglie rientra in Corsica. Socialista, poi comunista, divenne l'identità corsa di peta l'irredentismo venduto dal fascismo italiano. In capo a una rete che chiappe l'arme mandate dai britannici e forze libere d'Africa del Nord,
è tradito da o studio 43. Imprigionato e tombo di modo crudele, che di chi spartiano su cielo la nauta conferma di ugapifilo che dir. C'était toujours l'homme qui continuait à mener son combat. Et c'est pour ça que je considère que cet homme-là, que je n'avais pas connu, moi, je l'ai trouvé, pour mon compte, au-dessus de la moyenne des hommes. Pour moi, c'est un géant. D'après ce qu'on a su, des fascistes, alors des chemises noires, se seraient jetés sur il, l'auraient poignardé, l'auraient décapité. Nous n'avons su qu'il avait été décapité que lorsque nous avons fait le transfert à Sangavine et qu'on a trouvé la tête, sa tête au pied. Jean Nicoli è morto paese idee, ma va c'è parte di si resistenti gorzi che a qualche giorno non hanno mica visto la democrazia ultima. Un personaggio di prima drink. Secondo giorno di greo alla DMR di Beaumonte in Baleone e la fa reunione capaggiato. Oggi si è tenuto una riunione che aveva ragione d'aiaccio della DMR in un ambito teso. Temano l'impiegati di regalare a Longanda i suoi diritti sociali. Dominique Moret e Clément Tronchon. Ça veut dire quoi? Que vous remettez, parce que vous faites un courrier, vous remettez en cause la légitimité de la présidente. Pas du tout! Par l'intrasindicale STC-CGT, Joseph Filippi, il presidente di l'associazione dei MR d'Ajaccio, mette in causa il funzionamento generale di tutti gli associati. Per gli impiegati presenti sul primo giorno, c'è una maniera di mettere in pericolo l'acquisto sociale. Per José Filippi invece è una malcapita. In fin di dopo mezz'ora si diceva pronta a passare un accordo. I sindacati erano in un dubito. Nous avons rencontré cet après-midi et là nous sommes en interruption, nous sommes en discussion avec le président de l'association d'Ajaccio de justement faire un avenant à cette convention et de garantir que tous les accords collectifs seront maintenus. Bon, après, il essaye aussi de nous embrouiller, c'est un spécialiste. Hein. Nous sommes tombés d'accord avec les représentants syndicaux pour signer un avenant et dire que jamais on avait l'intention de mettre en cause, on ne remettra jamais en cause les acquis sociaux. Je suis quand même à l'origine de pas mal d'acquis sociaux, donc il est hors de question que je les remette en cause. A mezz'andà, gli impiegati grevisti temono che l'associo d'Ajaccio che vince i soldi si volesse spiccare di qui d'altri. Per ogni intervenzione della DMR, la collettività di Gorzica paga 27 euro. In Ajaccio, in duce poco strada fa, il costo di un'intervenzione di 19 euro c'è 8 euro di benefici. In i luoghi scantati, benefici ce n'è poco e mica. Per Ajaccio, ça leur donne un très gros excédent. Cet excédent, il sert normalement à la péréquation pour les associations où le coût d'intervention peut être supérieur à 27 euros. Plus Ajaccio fait du chiffre, fait des marges, et mieux le réseau se porte. On est conscient des responsabilités que nous avons. Il est hors de question pour nous de diminuer la part de la solidarité. D'abord, c'est l'esprit de la DMR. Puis on peut pas, en plus, moi, personnellement, je suis très attaché au rural. Salita veni a un mese della lezione provvisionale, una ragione in più di Vannascia Puntiglia in trenta un associo che impiega più di 600 persone in Piemonte. Piano piano, da poi al principio di settimana, portano i zidelli a scuola. Ci interessiamo stasera ai stabilimenti privati, come qui Jean d'Arc in Bastia. C'è una crescita di zidelli e oggi una sortita in un gubento in Miomo era organizzata per Goligiani. Se sortita è una trazzo maior, secondo Stefano Pergola, un professore di corso. Stata sente. Uno dei valori più primorosi è veramente l'aiuto. Ciò che permette ai zidelli di riconoscere i radielli e qui facciamo parecchie attività di sport, attività di no intellettuale, quelli dopo mezz'ora e ciò che potrebbe spiegare il successo di questa scuola è veramente il seguito che abbiamo noi insegnanti con i zidelli, non solamente, ma con le famiglie. E stasera principia è festività di natività di Vergine Maria, si principia a vigilia di lotto, come sempre in Capigorso e ride in Lavasina, parecchie centinaia di persone sono aspettate, ne parleremo più a lungo in delle nostre edizioni di domani. Ecco, viene di su notiziale, l'attualità porta domani, a mezzogiorno 25, a Zabedawa, sarà con me. Buonasera a tutti, shalom di Ulanta, Biastila.